Da Radio Zimmeri Web arriva lei, Nadia Solange e la sua musica latinoamericana. Ed eccoci qua, bentornati su Radio Zimmeri Web, siete in compagnia di Nadia Solange. Vi ricordo che trasmettiamo da Panarea, una delle 7 isole Eolie, che lo studio si trova sulla spiaggia di Zimmari. Siamo ritornati dopo 2 giorni di lavoro, problemi tecnici ma che si sono risolti, ed eccoci qua a ricominciare ad ascoltare della bella musica. Anche questo pomeriggio di questo 15 dicembre saremo in compagnia del notiziario delle Isole Eolie. Tante le notizie oggi che andremo a leggere, quindi andiamo subito ad ascoltare il primo brano. Si intitola Tres y Pico e a cantarlo è Alex Rose. Yo no hiciste, tú quisiste. Yo te comí, te viniste. Lo que tenemos no es serio, serio, serio. Lo que tenemos no es serio, serio, serio. Estábamos chingando y el cielo apagado. Me dijo, tú te quedas aquí, no vas pa' ningún lado. Tenía un tubo en el cuarto, así como un strip club. Ella no lo usaba, pero por mí lo estrenó. La baby me sorprendió cuando bajó la espalda y subió el booty. Flaca, pero esa ya trata de duty. Y yo buqueado como adicto en un churi. Me la comí como si fuera un McFlurry. Los pantalones bien putty. La lía rico hasta el cuti. En cuatro yo le hice un chute, yeah. Y le saqué todo el emuti. Bebé, ¿te acuerdas? Y chingamos bien rico. Me acuerdo, eran las 3 y pico. Yo no insistí, tú quisiste. Yo te comí, te viniste. Y chingamos bien rico. Me acuerdo, eran las 3 y pico. Yo no insistí, yo te comí, te viniste. Lo que tenemos no es serio, serio, serio. Lo que tenemos no es serio, serio, serio. Hola amor, no sabes la falta que me haces. Te extraño. No sabes cuánto quisiera estar contigo esta noche. Tutto sommato è importante chi ci ascoltate. Da dove ci ascoltate? La vostra nazionalità? Non è importante, vero? Vero, vero, l'importante è che ascoltate Radio Zimmari. Vi ricordo le piattaforme: su Speaker scrivendo Radio Zimmari e su YouTube scrivendo Le Zimmari. 331-2824-922 è il nostro numero di telefono. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano in scaletta, si intitola Alegria e lui è Justin Quiles. Porque estamos en la casa, de seguro vamos a vaciarte la nevera y la barra. Y si ves la chispa prendida, porque estamos en la casa. La gente quiere gozo, la gente quiere alegría. Una cerveza fría, como la hilita mía. Esto es sin reposo, así son las fiestas mías. Bailo en casa mi abuela y pa'l suelo en casa mi tía. Jingle bell, la fiesta está buena de verdad. Merry Christmas, hasta que ya no pueda más. Jingle bell, que hablo con toda la honestidad. Merry Christmas en Puerto Rico, aquí se pasa bueno de verdad. Llegó la Navidad, yo me voy de parranda, familia y amistad. Es todo lo que manda, si tú te vas pa' allá. Porque estamos
chispa prendía porque estamos en la casa. Radio Zimmari, dalla live di Sasà Santo Mauro in collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie di Bartolino Leone. Voce di Nadia Solange. C'è posta per il notiziario. Filicudi, mare calmo in porto e la riscafo non arriva. Di Guglielmo Sganga. Buongiorno, le scrivo da Filicudi, non capiamo perché la riscafo mette lo scalo, qui il mare è calmo, sembra quasi un lago, ci chiediamo se è possibile che un comandante dia riscafo la mattina si alzi dal letto e faccia quel che vuole, creando disagi agli abitanti delle isole minori, senza assumersi la responsabilità di una scelta non giustificata dalle condizioni meteo-marittime. Soccorsa tartaruga, ma si cerca una sede. Di Monica Blasi. A Lipari è arrivata la piccolissima Medea in condizioni molto precarie. Grazie a due fantastici ragazzi di Alicudi, Mirko Barbuto e Alberto Taranto, che si trovavano per caso a Filicudi, Medea è stata recuperata su una spiaggia completamente avvolta in un attrezzo da pesca abbandonato in mare, un FAD. Fili di nylon e materiale plastico che la strozzavano diverse parti del corpo, fratturando una pinna dorsale e anteriore, scusate. Se non fosse stata recuperata prontamente, sarebbe morta in breve tempo. Probabilmente la mareggiata degli ultimi giorni l'aveva sbattuta sugli scogli. Infatti la tartaruga ha anche una grossa spaccatura in testa. Medea ora si trova con noi. Vi aggiorniamo al più presto, non appena faremo le prime valutazioni e accertamenti. Speriamo intanto di trovare uno spazio idoneo dove poter operare, visto che nei mesi invernali il point di Filicudi è inagibile a causa delle mareggiate continue. Al momento le prime medicazioni sono state fatte al porto di Lipari, grazie all'aiuto di amici e volontari sempre pronti a dare supporto. Lipari, decima edizione per il premio Bartolo Munafò, nel ricordo dell'imprenditore fondatore del supermercato Danieri EC, ideato dal notiziario delle Eolie Online in collaborazione con il dottor Libio Munafò, amministratore delegato dell'azienda, quest'oggi convalescente e sostituito dalla sorella Laura. Dopo due anni di pandemia si torna alla diretta. Il premio della signora Laura Munafò e della segretaria capo Rosita Modica è stato consegnato agli artisti oliani Francesco Menga e Nicola Merlo, Andrea Licciardo e Bartolo Eolo Giuffre. Le interviste e gli auguri di Buon Natale e Buon Anno cantati, che vi invitiamo ad andare ad ascoltarla. Lipa
Scampari è comune, Totò e io pago, rifiuti liquidati 850.000 circa di euro e per partorienti 196.000 euro. Il ricordo del nonno e del padre, vigilare e vaccinare, la situazione del Covid, la grande paura, la globalizzazione sanitaria, la densità abitativa, i laboratori di Wuhan, il brutto momento, la diffusione, i vaccini, la nuova tecnologia, la cura, la carota del denaro, la Cina, la sanità oggi, il farmaco personalizzato, sud-nord sanitario, la qualità dei dipendenti sanitari non riconosciute economicamente, long covid e olie di pesca, sanità e turismo senza cestini, il sentimento coccola. Gli auguri natalizi con tanta buona salute e tanto altro nella video intervista di Gennaro Leone a Giovanni Di Perri. Lipari, famiglie e imprese in difficoltà, urge bonus energia e gas di Anita Gugliotta. Alla società elettrica liparese, al sindaco del comune di Lipari, dottor Riccardo Gullo, e all'assessore dei servizi elettrici, dottor Giovanni Iacollino, si è tenuta il 1 dicembre la consueta riunione operativa del movimento Il Coraggio di Credere. Tra gli argomenti trattati all'ordine del giorno, il caro bollette e le misure previste nella nuova manovra di bilancio al fine di aiutare famiglie ed imprese considerati costi ormai insostenibili di luce e gas. Consapevoli delle enormi difficoltà per famiglie ed imprese che a causa di tali rincari non riescono a sostenere i costi delle utenze e delle inevitabili ripercussioni che si avranno sul nostro territorio, causando un aumento del disagio sociale e il rischio tangibile di chiusure di attività commerciali. Lipari, Giuseppe Saltalamacchia firma il suo primo contratto ed è pronto a fare il suo debutto da professionista in uno degli eventi tra i più importanti d'Italia. Il 18enne del team Ghiande fa parte della palestra Eolian Gym di Lipari e sfiderà il catanese Salvo Giangreco del team Falsone sabato 17 a Rossonini. Combatteranno anche dei fighter per un contratto per la più famosa federazione asiatica di kickboxing. L'evento sarà in diretta a partire dalle 20 su Sky ed Evelyn Sport. Al giovane isolano in bocca al lupo per la nuova avventura. Da Napoli la nuova sfida delle fonti green. Sono impianti eolici su piattaforme marine che in Europa producono oggi complessivamente circa 12.000 megawatt, che diventeranno 300.000 entro il 2050 con investimenti stimati in oltre 800 miliardi di euro. I paesi di tutto il mondo hanno infatti iniziato a incentivare l'energia eolica offshore grazie soprattutto alla possibilità consentita delle nuove tecnologie di realizzare piattaforme galleggianti, non più infissi nel fondale marino, un sorprendente progresso tecnologico che a fronte di costi certamente più alti dell'impianto terrestri consente di abbattere l'impatto ambientale e dare una spinta all'indipendenza dei sistemi energetici nazionali, la cui fragilità è stata rivelata dalla crisi geopolitica determinata dalla guerra tra Russia e Ucraina.
L'eolico offshore dunque nel mondo sta correndo, garantendo energia e sviluppo, mentre in Italia si tratta ancora di una frontiera ancora praticamente inesplorata, anche se per i tecnici il versante italiano del Mar Mediterraneo, in particolare il largo delle coste di Romagna, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio e Toscana, si presenta come una delle fonti più promettenti per garantire gli obiettivi di decarbonizzazione. Il gruppo Caron e Turis presenta alla comunità risultati e prossimi obiettivi nel bilancio di sostenibilità 2021. Orgogliosi dei risultati che ci hanno accompagnato in questi anni difficili, lo slancio verso il futuro è già avviato ed è fatto di sfide che si chiamano ambiente, territorio, innovazioni e pari opportunità. Il Papardo di Messina promuove l'Influ Day. Per l'importanza delle vaccinazioni anti-influenzale, il secondo vaccino anti-influenzale è indicato per tutte le persone che desiderano evitare la malattia influenzale e non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro la influenza, la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone che, per loro condizioni personali, corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggono l'influenza. L'azienda ospedaliera Papardo, con la rete sanitaria regionale, promuove il prossimo 16 dicembre un Influ Day rivolto al personale interno dell'azienda per informarlo sui vantaggi della vaccinazione, aprendo la possibilità ai pazienti ricoverati di potersi vaccinare all'interno dello ospedale. La sedia del bilancio, a cura di Salvatore Leone. Per i bilanci può succedere che la politica usi la sedia, magari quella cercata per le elezioni. La rissa avvenuta nel Parlamento del Senegal, partita a schiaffoni durante la presentazione del bilancio, si è conclusa con il lancio delle sedie. La sessione è stata sospesa mentre i politici si scambiavano colpi, accuse e insulti. Lipari non è il Senegal, che erroneamente alcuni chiamano Senegal per ricordare i campionati del mondo di calcio. Per il bilancio del comune di Lipari le sedie non volano. In aria si vedono tecnici comunicati che fra una botta e risposta annunciano che le sedie sono ben ancorate perché la seduta è sempre aperta. Messina lancia l'idea di attribuire la certificazione DECO ad alcune sue eccellenze. Ci sarà anche Mauro Polastri, Malvasia delle Lipari. È l'ora della svolta per la cucina messinese. Alcuni prodotti e piatti unici, sinonimi di cultura, eccellenza e tradizione negli annali delle ricette della città dello Stretto, andranno incontro ad una loro accreditata certificazione che sarà annunciata il prossimo sabato 17 dicembre nella location del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, con una precisa volontà dell'amministrazione di Palazzo Sanca. La conquista DECO, ovvero denominazioni comunali di origine, è l'obiettivo a cui puntare perché si raffigura come un salto di qualità in termini di autorevolezza per la cultura gastronomica e le tradizioni popolari. La giornata vedrà la presentazione delle linee guida di questa proposta amministrativa nella mattinata del 17 dicembre dalle ore 9:15. Cassazione, sentenze e ordinanze di interesse pubblico.
Accolta la domanda del motociclista, il comune è condannato a risarcire oltre 19.000 euro, detratti circa 7.500 che il lavoratore ha già ottenuto dall'INAIL per l'infortunio in itinere. L'incidente avviene alle ore 17.30 di un giorno d'inverno all'uscita dell'ufficio. Decisive per la responsabilità ex articolo 1051 dell'amministrazione locale, la relazione della Polizia Municipale e soprattutto la testimonianza della collega che si trovava sul suo scooter dietro e quello del danneggiato. Non è vero, come sostiene il comune, che lo scooterista sia caduto perché intralciato nei movimenti del termoscoot, la classica copertura invernale che tiene sulle gambe. La circostanza risulta esclusa dalle teste, ma certo è che il suo sinistro pesta il forte vento del tardo pomeriggio invernale. L'amministrazione deposita documenti meteo che lo dimostrano. Insomma, il motociclista non utilizza la diligenza dovuta, ciò che aumenta la potenzialità lessiva del dislivello sull'asfalto. Tutto questo non è bastato e quindi il comune si è trovato a risarcire l'automobilista. State ascoltando il notiziario delle Isole Eolie, il ponte che ogni giorno unisce gli eoliani e gli amanti delle sette Isole Eolie. Noi adesso con la prima parte delle notizie ci fermiamo qui, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi andremo subito alla seconda e ultima parte. Controllar, te propongo volver a intentarlo. Si te encendía no hay por qué apagarlo. Qué rico volverte a ver. Pa' que montemos en la disco una loquera. Luego chingamos pa' bajar la borrachera. Nos escapamos y nadie se entera. Ese toto no es de cualquiera. Tú me avisas cuando quieras. Loro sono Icon Maxioli e il brano si intitola 5. Si se pintan los videos somos trending en TikTok. Rula y tranqui nadie nos vio. Remoquito la nota subió. Los tragos la pone coqueta. Está loquita, quiere que le meta sin condiciones. En todas las posiciones. Quiere que yo la detone. Avisa cuando quiera romper. Pa' que montemos en la disco una loquera. Luego chingamos pa' bajar la borrachera. Nos escapamos y nadie se entera. Ese toto no es de cualquiera. Tú me avisas cuando quieras. Pensando en la noche anterior, en la noche anterior. Y como nos comimos, te mando mensajes al inbox. Con los videos que grabé. Y escribiéndote pa' volverme a ver. Otra vez. Baby, vamos a vernos. Vamos a ver hacerlo. En el mundo y tú prefieres mi lengua corriendo.
secretos y tu droga me tiene a la teca. Tú te haces adicta a todo lo que te meta. Baby, vamos a verlo, pa' volver a hacerlo. Porque me quedé con ganas de ti y una vez más quiero repetir. Baby, vamos a verlo, pa' volver a hacerlo. Porque me quedé con ganas de ti y una vez más quiero repetir. Siempre pensando en cómo te movías, encima de mí lo rico que es mía. Como temblaba cuando te venías, diciendo que eras mía. Yo sé que estás loca conmigo, somos mucho más que amigos. Un polvo como tú no consigo. Regalamos otra noche contigo. Porque estás bien dura, esa cintura. El nudo en tu cuarto más pierdo la cordura. Ese culo tuyo me lleva a la locura. Y mi bicha no procura. Porque estás bien dura, esa cintura. El nudo en tu cuarto más pierdo la cordura. Ese culo tuyo me lleva a la locura. Y mi bicha no procura. Baby, vamos a vernos. Porque me quedé con ganas de ti y una vez más quiero repetir. Baby, vamos a verlo, pa' volver a hacerlo. Porque me quedé con ganas de ti y una vez más quiero repetir. Pacho el Antifuerca, la República de los Hits, King Swift, Yomo Bauta, Yeti, Feliciano West, Pacho, Dima, Low, B, huh. La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni. Radio Zimmari, pura emozione. I said I love you for life, but I just sold the house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. E noi continuiamo ad ascoltare della bella musica in compagnia del sole. È uscito finalmente il sole dopo questa mattina con le polemiche comunque della Liscafo. Diciamo che sono tornati regolarmente le corse, il mare si è calmato e quindi tutto torna alla normalità, non si sa per quanto tempo. Dobbiamo anche capire che siamo in inverno, quindi queste cose possono succedere. Andiamo ad ascoltare Camila Cabello insieme a Ed Sheeran e il brano si intitola Bam Bam. Trying not to drown. And on the surface I held it together, but underneath I sort of came unwound. Where would I be? You're all that I need. My world, baby, you hold me down. You always hold me down. Well, I've been a breaker and broken. Every mistake turns to moments. Wouldn't take anything back. Bum 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 b
Nadia Solange, la donna delle stelle, per noi e per voi. Radio Zimmari, dalla live di Sasà Santo Mauro in collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie di Bartolino Leone. Voce di Nadia Solange. Nuovamente guasta a Lipari. Un'isolana è stata trasferita con l'elicottero del 118 all'ospedale di Milazzo. Viaggio in elisoccorso anche per una donna con Covid. Il velivolo del 118 in un'ora ha così fatto due viaggi per trasferire eoliani in presidi ospedalieri. A Milazzo per l'attacco e a Barcellona Pozzo di Gotto per il paziente ammalato di Covid. Tra non poche polemiche, il commissario dell'APS Bernardo Alanga aveva promesso l'arrivo di una nuova TAC, visto che l'attuale continuamente si guasta e più volte i pazienti eoliani si sono dovuti trasferire con l'elisoccorso nei più vicini ospedali in terraferma, ma invece della nuova TAC si è proceduto a far sistemare la vecchia, che si è nuovamente guastata a distanza di qualche mese, e sono ripresi i voli. Stromboli. Dopo qualche giorno di riposo, il cratere eoliano ha ripreso la sua attività stromboliana e si è registrata una forte attività e una nuova fase effusiva di Iddu, lo Stromboli. Lo ha accertato la rete di monitoraggio del Laboratorio di Geofisica Sperimentale, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. I ricercatori hanno verificato un aumento dell'attività al cratere di Nord-Est e un aumento del tremore sismico e seguito dal quale è avvenuta un'ulteriore fase di trabocco lavico. A tale attività, spiegano, è associata una deformazione del suolo di circa 0,2 registrata dalla stazione di O. Emendamento inammissibile. Il Tribunale di Lipari verso la chiusura. Torna a farsi sentire il pericolo di chiusura della sede del Tribunale di Lipari. Il nostro emendamento alla legge di bilancio, riferisce il capogruppo democratico in Commissione Giustizia alla Camera, Federico Giannasi, che impediva la chiusura delle sezioni distaccate del Tribunale delle Eolie e dell'Isola di Elba, è stato ritenuto inammissibile. Questa decisione mette a rischio sedi di particolare importanza per la funzionalità della giustizia. La sezione di Lipari e di Porto Ferraio interessano infatti rispettivamente gli altri comuni delle Eolie e gli 8 comuni dell'Elba. Il nostro emendamento aveva l'obiettivo di prorogarne per il momento di un anno la chiusura. Come Partito Democratico proseguiremo certamente questa battaglia in tutte le sedi parlamentari. Aereo militare precipitato mentre rientrava a Birgi, morto il pilota. Trovato il corpo senza vita del pilota del velivolo monoposto Eurofighter del 37 Mo, stormo di Trapani, caduto ieri nel tardo pomeriggio mentre era di rientro da una missione addestrativa. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, di Caserta. La notizia nella notte è stata comunicata attraverso i canali istituzionali alla famiglia del giovane ufficiale. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle ricerche effettuate dai vigili del fuoco e del personale dell'aeronautica militare. Dunque era rimasto intrappolato tra i rotami dell'aereo.
Calderone sceglie la Camera dei Deputati. Dopo settimane di polemiche, Tommaso Calderone ha optato per il seggio alla Camera, lasciandosi così lo scranno all'Ars e alla messinese Bernadette Grasso. Si chiude così un passaggio che in Forza Italia è stato vissuto in modo estremamente conflittuale. Calderone a un certo punto aveva annunciato di voler tenere fino all'ultimo il doppio incarico. Poi si era perfino sbilanciato a prevedere di poter scegliere il seggio dell'Ars. Mosse per innervosire l'ala di Forza Italia che fa capo a Schifani. Calderone infatti iscritto al gruppo di forzisti legati a Gianfranco Miciche, che in sua assenza scenderà ora da 4 a 3 membri e dovrà quindi essere autorizzato dalla presidenza dell'Ars a restare autonomo. La Grasso ha invece già annunciato che resterà nel gruppo degli schifaniani, che saliranno così da 9 a 10. Mafia. Definitiva la condanna a 6 anni per l'ex sottosegretario. Attorno alle ore 17.30 la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dell'ex senatore sottosegretario all'interno, il trapanese Antonio D'Alì. Rigettato dagli ermelini il ricorso della difesa, la conferma della condanna a 6 anni era stata chiesta già l'udienza dello scorso ottobre del procuratore generale. Per l'ex senatore dovrebbe scattare l'ordine di carcerazione per la espiazione della pena detentiva. Da lì si andrà a costituire dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa confermata oggi dalla Cassazione. Lo si apprende da fonti della difesa. State ascoltando il notiziario delle Isole Eolie, il ponte che ogni giorno unisce gli eoliani e gli amanti delle 7 Isole Eolie. E noi così con le notizie oggi abbiamo finito, vi ricordo che li potete trovare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Noi salutiamo così il notiziario delle Isole Eolie, ma andiamo ad ascoltare ancora della bella musica. Lui è Rocco Hunt insieme ad Elettra Lamborghini e Lola Indigo e il brano si intitola Caramello. Non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire. L'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. Poi mi manca l'aria e caramello non è cioccolata, perché ogni notte inizia con te, non riesco a nasconderti che mando 1000 messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? Mi sono fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci. Se il locale è già pieno tanto noi entriamo da retro, non ho problemi né con l'amore né col dinero. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco, bailando il toro il loco, chissà se dopo dormiamo qui da me, vedrai che il cielo non ci trova.
vorrei solo viverlo insieme stasera e poi addormentarmi un po' sulla tua schiena da soli io e te. Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo, che non mi importa dove andiamo, oh oh, basta che vogliamo, oh oh, sulla tua bocca sento gusto caramello, fermati un secondo che se no non mi concentro, vedrai che il cielo non ci trova. Questa è Radio Zimari Web. Lo dici veramente? Ma veramente, veramente? Eh sì, è Radio Zimari Web. A Panarea. Eh sì, questa è Radio Zimari Web. Trasmettiamo da Panarea, una delle isole Eolie. Vi ricordo le piattaforme: Spreaker scrivendo Radio Zimari e su YouTube scrivendo The Zimari. Noi andiamo ad ascoltare il nostro penultimo brano in scaletta. Lui è Bonda Bash insieme ad Annalisa e il brano si intitola Tropicana. È maledetta l'estate col suono delle sirene delle cicale. Radio Zimari Web, la radio che fa moda. Déjame decirte, antes que te vayas, no quería rendirme, perdí la batalla. No fue culpa tuya ni fue culpa mía, baby, son cosas de la vida. Espero que te vaya bien con el que le sigue. E noi siamo arrivati al nostro ultimo brano in scaletta, a me non resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con me, per avermi fatto compagnia e per aver ascoltato insieme le notizie. Vi ricordo le piattaforme: Spreaker scrivendo Radio Zimari e su YouTube scrivendo
De Zimmari. Per il notiziario delle Isole Eolie potete andare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Vi saluto, vi auguro una bella continuazione di giornata, di pomeriggio. Vi ricordo che subito dopo ci sarà la live di Sasa Santo Mauro, quindi restate collegati su Radio Zimmari Web. Noi ci ritroveremo domani. A domani, ciao! You want him so bad, why am I the one you're calling? Yeah. You don't wanna let me go, oh, oh, oh. And it's killing you to know now that what you wanted. No, just be honest. You're lying awake and I know you know why. You're saying my name even when you ain't mine. I'm missing the way that it was, so you run right back to me. Con la mía un caparca, por si acaso me escribe. Ya no me da like, ni tampoco me sigue. Ya no eres mía, ahora soy libre. Sin chingarte cómo se vive. Ojalá, ojalá, me pienses cuando te duermas. You know. Cuando otro te baje y no te tiemblen las piernas. Mamacita. Te gustan los nenes, bueno, yo fui tu único malo. Cómo gozaba con tu malo. Parce, cuando te haga falta, tranqui, te lo regalo. Y la awake, and I know you know why. Saying my name, even when you wear my. Missing the way that it was, so you run right back to me. Yeah. Ojalá que cuando él te lo haga, pienses en mí. Ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí. No puedo olvidarme de ti. Rude Boys, Boys. Radio y más radio. Es que todo lo que necesitas está en una sola frecuencia. Tu radio amiga. Llegamos al final de este programa. Les enviamos un cordial saludo.